Buonasera a tutti, benvenuti, un caloroso benvenuto al Presidente Lattanzi e anche un ringraziamento al Dottor D'Ambrosio che è l'animatore insieme al Movimento Ecclesiale, all'AMPI, all'Istituto Gramsci, questo ciclo intitolato a 70 anni della Costituzione, che giunge con questo appuntamento alla chiusura del primo ciclo di interventi. Spero dopo ci prometterà, come dire, il prosieguo. Non affidarsi ad altre mani, perché sennò... Io sono convinto che questa uscita, diciamo, della Corte, come diceva poco fa il Presidente, per far conoscere la Carta e per far conoscere la Corte, sia particolarmente utile, prezioso, in questo frangente civile in Italia. Non è mio compito presentare il Presidente Lattanzi, però due parole vorrei anticiparle rispetto alla presentazione che farà amico Vito D'Ambrosio, perché Giorgio Lattanzi è un magistrato di Cassazione e viene eletto alla Corte Costituzionale per quella quota di un terzo rappresentata dalla magistratura. E Lattanzi è conosciuto come uno scienziato delle garanzie. Voglio ricordare due episodi, quelli per profani, diciamo, del diritto come il sottoscritto, sono risultati, diciamo, più vivi alla memoria. Una è la vicenda del negoziato di Silvia Baraldini. Uno dei pochi. Che però ricordo con attenzione e con passione, perché era importante da un punto di vista del caso umano, ma assumeva una valenza più generale. La difesa del diritto, perfino di fronte alla minaccia, al sospetto terroristico. E l'altro appuntamento più recente, per dare l'idea dell'impegno del dottor Lattanzi, è l'intervento, tra gli altri, fatto all'ultimo G7 forense, in cui ha trattato l'argomento cruciale della prepotenza dei mezzi di comunicazione di massa di fronte all'individuo, altro tema cruciale, in cui c'è una disparità, diciamo, di diritti sulla bilancia che meriterebbe un riequilibrio. Voglio aggiungere soltanto che l'esperienza del dottor Lattanzi ci è stata ricordata da altri passaggi importanti, per esempio quello di Sabino Cassese, che è stato presidente a lungo dell'Istao, ma presenze lontane nel tempo che hanno intrecciato l'attività dell'Istavo come vassallo, più recente come Flick, l'attività del dottor Lattanzi all'ufficio legislativo del Dipartimento della Giustizia, al Ministero della Giustizia, è particolarmente qualificata nella riforma dei codici in puntate decisive. Quindi ho esaurito i miei 4 minuti, Vito, che ci siamo promessi, e non vedo, purtroppo avevamo previsto un saluto da parte del sindaco della città, l'avvocato Mancinelli, che ci dovrebbe raggiungere a minuti, e quindi nelle more, diciamo, aspettando l'avvocato Mancinelli, darei la parola al dottor Vito D'Ambrosio. Funziona? Sì. Questa volta dico, sono favorito nel mio compito di presentare il relatore dal fatto che abbiamo messo in cartella le ultime due esternazioni di Giorgio Lattanzi, che sono particolarmente significative, perché una è stata a settembre per i 60 anni del Consiglio Superiore della Magistratura, e in cui ha trattato del tema del ruolo del giudice, possiamo dirlo così. E l'altro invece in un'occasione che veramente è un primus assoluto della Corte, perché la Corte
che ha deciso subito dopo la nomina all'unanimità, l'elezione all'unanimità del dottor Lattanzi al suo presidente, ha deciso di iniziare i suoi rapporti con il Paese. I suoi rapporti con il Paese si sono estrinsecati, come sapete, su due profili. Profilo di incontri con gli studenti, dove i singoli giudici della Corte hanno incontrato gli studenti in varie località di tutta Italia, per parlare appunto della Costituzione della Corte, e l'altro invece, che è ancora, secondo me, più significativo, l'incontro nell'ambito delle carceri. E il discorso che voi trovate in cartellina è il discorso che ha fatto Giorgio Lattanzi nell'incontro con i detenuti di Re Bibbia. Ed è importante questo nel momento in cui sta rinascendo nel Paese, o nascendo nel Paese, non lo so, speriamo nascendo, ma temo rinascendo nel Paese, una illusione che è quella che alle paure si risponde soltanto con il carcere, che è una delle più grandi illusioni che ci sono in giro. In questo momento mi sembra importante, molto importante, che il Presidente dell'organo di garanzia dell'applicazione della Costituzione dica ai detenuti: noi sappiamo che voi siete detenuti, e non entriamo nella giustizia o meno, cioè non dicono se sono stati giustamente o ingiustamente condannati, dicono però una cosa molto più importante: anche i condannati hanno una serie di diritti che vanno rispettati. E mi sembra una cosa estremamente importante in questo momento, per evitare che lo slogan che si sente "chiudi in carcere, buttare via la chiave" non diventi una forma di allucinante di riaffermazione di principi che non sono i nostri principi. Ecco, questo mi sembra che sia un elemento molto importante. Per il resto io vorrei dire soltanto, poi quello che io penso, diciamo, avete in cartella anche la mia nota introduttiva e una paginetta che ho scritto "arrivederci", cioè questo è l'ultimo incontro che facciamo, dovevano essere 10, sono diventati 9 perché uno non si è potuto tenere, essendo stato il relatore ingabbiato in un treno bloccato per ragioni, diciamo, di forza maggiore, un suicidio. Questi 9 incontri ci hanno consentito di fare una serie di sondaggi, non i sondaggi per sapere che cosa voterebbero gli italiani oggi, quelli ce li danno tutti i giorni a qualunque ora, ma di sondaggi per capire dove e se dobbiamo aprire dei cantieri di lavoro per garantire o per saggiare la resistenza delle fondamenta del nostro stare insieme, che è la Costituzione. Questo mi pare che sia il dato fondamentale su cui noi ci siamo incamminati. E siccome, come esperienza mia personale, conosco il Presidente Lattanzi, credo, da un numero di anni tali che è meglio non dirli, vero Giorgio? Comunque dicevo, sono sicuro che quella che è la funzione, il ruolo interno e internazionale della Corte Costituzionale italiana in questo momento sia fondamentale da un lato e sia anche, ma diciamocelo pure, non molto gradito da chi non vorrebbe limiti, ecco, da chi in nome del popolo penserebbe di poter giustificare tutto. Invece non è così, perché l'articolo 1 della Costituzione, secondo comma, dice: la sovranità appartiene che la esercita nelle forme e i limiti della Costituzione. Ecco, noi questo abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato di individuare quelli che sono i punti della Costituzione che non sono stati ancora attuati, che aspettano di essere attuati, e sui quali ovviamente bisogna cercare di coinvolgere altri, non possiamo essere soltanto noi, ma altri a cui consegnare questo testimone. E fra questi a cui consegnare questo testimone importante, ci è parso giusto che lo disegnasse il Presidente attuale della Corte Costituzionale. Sulla scia di questa sua proposta, approvata all'unanimità dalla Corte, di apertura al Paese, che cominci finalmente a conoscere quelli che sono non solo le regole, ma anche chi deve far rispettare, insomma, vogliamo anche che venga conosciuta bene la funzione dell'arbitro di queste regole. A noi è parso che Lattanzi potesse essere
il candidato ideale a fare a questo tipo di questo compito, che gli abbiamo chiesto, la sua grande cortesia e anche, diciamo, la passione che mette in questa sua opera da tanti anni di difesa della Costituzione, ci desse il massimo delle garanzie. Prima di cedergli la parola, voglio ringraziare ancora chi ci ha dato una mano ad essere qui, l'AMPI, l'Istituto Gramsci Marche, il Consiglio Regionale delle Marche, che ci ha accompagnato e che ci accompagnerà ancora, perché c'è un foglietto finale nella cartella vostra che si intitola Arrivederci, e l'arrivederci più prossimo è a quello alla presentazione degli atti, che speriamo di poter, con l'aiuto del Consiglio regionale, fra poco poter. Abbiamo anche, ovviamente, anche il rappresentante del Presidente della Giunta, che è impegnato altrove, perché oggi è un giorno particolare, ci sono una serie di appuntamenti, e quindi ha mandato qui il suo rappresentante, il consigliere Giancarli, che speriamo possa dopo, successivamente nel dibattito, portarci un contributo. E io non credo di dover dire altro, ma di lasciare, penso che sia necessario, opportuno, lasciare la parola a Giorgio Lattanzi. Un saluto a tutti quanti e un ringraziamento agli organizzatori e un ringraziamento particolare a Vito. Lui ha detto ci conosciamo molto tempo, non ha voluto dire a quanto, lo dico io, dall'inizio degli anni 70, no, 72-73 mi sembra, e quindi da qualche giorno. Abbiamo anche firmato documenti insieme. Abbiamo firmato documenti insieme. Devo dire, sono venuto con piacere e devo dire che apprezzo molto questa iniziativa di questo ciclo di incontri celebrativo dei 70 anni della Costituzione, che appunto poi apprendo oggi si è svolto sulla base di 9 incontri prima di questo, quindi il mio è il decimo. Sarebbe il decimo, ma è il nono. Ah, ecco, sta. Il nono è saltato, quindi il mio è il nono. Anche la Corte ha ritenuto opportuno celebrare questi 70 anni con varie iniziative. Ma questa celebrazione, è stato già detto, si è unita a un'iniziativa della Corte diretta ad uscire all'esterno, ad uscire dal Palazzo della Consulta, a conoscere e a farsi conoscere. Secondo alcune statistiche, mi pare che soltanto il 15% degli italiani sappia che cos'è la Corte Costituzionale, e quindi vorremmo incrementare la statistica. Vorremmo incrementare la statistica, appunto, spiegando che cos'è la Corte, spiegando quali sono i rapporti della Corte con la Carta Costituzionale e quindi spiegando innanzitutto la Carta Costituzionale, direi nei suoi significati profondi più che nelle sue singole disposizioni, in quello che significa, in quello che rappresenta, in quello che è lo spirito che la impronta. Sono state anche ricordate 2 iniziative della Corte, il viaggio nelle scuole e il viaggio nelle carceri. Il viaggio nelle scuole si è concluso, siamo andati nel senso che tutti i giudici sono andati in scuole di tutte le regioni d'Italia, io sono stato in Abruzzo, e adesso è iniziato il viaggio nelle carceri. Il viaggio nelle scuole lo riprenderemo poi nel 2019 e questo viaggio, cioè il viaggio nelle scuole, è stato per me, non soltanto per me, per tutti noi,
un'esperienza veramente interessante, perché io sono stato in Abruzzo, sono stato all'Aquila e a Pescara e ho trovato una realtà diversa da quella che i vari mezzi di comunicazione mi avevano fatto conoscere. Ho trovato dei ragazzi che hanno ascoltato in silenzio, interessati, poi sono intervenuti, hanno proposto domande, degli insegnanti che erano ugualmente interessati e capivo che li avevano preparati spiegandogli molto della Costituzione. E ho avuto l'impressione, certo un'impressione, che forse se questi ragazzi qualche volta ci sembrano disinteressati, ci sembrano delusi, ma forse dipende anche dal fatto che siamo noi a non dargli quello che loro vorrebbero avere. Insomma, io è questa l'impressione che ho avuto in questi incontri, nel vedere il loro interesse. La mia impressione era questa, ma forse siamo noi che non riusciamo a interessarli, non sono loro che sono disinteressati. E adesso è iniziato il viaggio nelle carceri. C'è stato un primo incontro a Re Bibbia, il video, come il video anche del viaggio nelle scuole, è nel sito della Corte, per cui se qualcuno è interessato lo può andare a vedere. Appunto, vede la rappresentazione di quello che è accaduto a Re Bibbia. Dopo Re Bibbia c'è stata Milano, San Vittore, poi c'è stata la settimana scorsa, mi sembra comunque molto di recente, Nisida, un carcere minorile. Tutte esperienze interessanti, coinvolgenti. Ricordo appunto Re Bibbia, chi ha tempo lo vada a vedere il video, questi detenuti in piedi, alcuni con la mano sul cuore, che cantavano l'inno di Mameli. Beh, insomma, per me è stata una cosa in qualche misura commovente. Poi hanno fatto delle domande, poi ci hanno salutato. Devo dire che insomma, noi avevamo, quando ne avevamo cominciato a parlare in corte, da un lato certo accolto con interesse questa idea appunto di andare nelle carceri a parlare della Costituzione, ma devo dire anche con qualche perplessità, ma cioè, che andiamo a dire, in fin dei conti si trattano di situazioni particolari, di persone che sono private della libertà, persone che hanno commesso reati, che interesse possono dimostrare per la Costituzione. Comunque avevamo superato, convinti, poi insomma, queste perplessità iniziali, e devo dire che effettivamente poi la risposta è stata anche al di là delle previsioni. Cioè i detenuti hanno capito che la Costituzione è anche per loro, appartiene anche a loro, garantisce anche loro, forse addirittura sotto certi aspetti li garantisce di più, proprio perché sono in una situazione di debolezza, di vulnerabilità, e quindi è soprattutto chi si trova in una situazione di debolezza che ha bisogno delle leggi di protezione, chi ha il potere lo esercita direttamente e forse non ha molto bisogno di leggi di protezione. Le leggi di protezione sono leggi, la Costituzione è la prima legge di protezione, che invece
sono necessarie per chi il potere non ce l'ha o addirittura per chi si trova in situazioni di soggezione, di dipendenza, di difficoltà. Quindi, diciamo inizialmente, la Costituzione ha compiuto 70 anni. Io parlerò molto rapidamente della Costituzione, della Corte Costituzionale, dei rapporti fra la Corte Costituzionale e le Corti Europee. In qualche misura, io credo che questo mio discorso sarà, vuole essere, un elogio della Costituzione. E allora, dicevo, ha compiuto 70 anni, li ha compiuti il 1 gennaio del 2018, perché è entrata in vigore il 1 gennaio del 48, ed è nata da un'assemblea costituente eletta il 2 giugno del 46. Il 2 giugno del 46, quando il paese portava ancora i segni tremendi lasciati dalla guerra, gli italiani erano stati chiamati alle urne, oltre che per il referendum tra Repubblica e Monarchia, che poi avrebbe segnato la fine della monarchia, anche per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente. L'Assemblea che avrebbe dovuto dare all'Italia la nuova Costituzione. Una carta che non solo avrebbe dovuto ripristinare i diritti e le libertà che il regime fascista aveva soppresso, ma avrebbe anche dovuto disegnare un nuovo modello di Stato. E avrebbe dovuto disegnare un nuovo modello di Stato con un sistema di garanzie che ci mettesse al riparo rispetto a vicende che erano intervenute nel passato e che avevano portato al fascismo. Quindi è dalle macerie materiali e umane di quegli anni che è nata la nostra Costituzione. L'Assemblea Costituente si era riunita per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno del 1946 e ne facevano parte eminenti uomini della politica e della cultura che rappresentavano la più alta intelligenza del paese, molti venivano dall'esilio, dalle persecuzioni fasciste, dal carcere molte, e questo l'ho ricordato in carcere, nella Bibbia, cioè in qualche misura si può dire che, con questo significato ovviamente, è anche un'esperienza di carcerazione che è nata la Costituzione con le sue garanzie. Erano uomini di orientamenti politici, culturali diversi, di matrice liberale, cattolica o marxista, che pure sono riusciti a superare le diversità che esistevano fra loro e a costruire insieme un testo normativo equilibrato in cui tutti potessero sentirsi garantiti e riconoscersi, cosicché dopo un anno e mezzo di lavori intensi, il 22 dicembre del 1947, la Carta Costituzionale è stata finalmente approvata, poi è stata promulgata appunto il 1 gennaio del 48, è entrata in vigore. A giudicare dall'esperienza di oggi, quel risultato sembra un miracolo. Della revisione di alcune parti della Costituzione si parla da decenni. Si sono succedute varie commissioni parlamentari per studiarla e definirla. Ci sono stati faticosi lavori legislativi portati avanti con forti dissensi, due volte i testi legislativi che ne sono nati sono abortiti nei referendum conclusivi, l'ultimo è quello del dicembre del 2016. Lavori quindi che non hanno portato risultati, ma lo dicevamo prima, a mio giudizio meglio così. Meglio così perché credo che la Costituzione non abbia bisogno di revisioni, perlomeno di revisioni dell'ampiezza di quelle che erano state immaginate. Revisioni sì, ma revisioni di singole disposizioni. Revisioni, quelle invece che erano state immaginate, che richiederebbero un consenso diffuso che è mancato e che credo continui a mancare.
Io ho l'impressione che l'epoca che stiamo vivendo non sia un'epoca costituente, cioè un'epoca in cui ci sono le condizioni per disegnare un nuovo assetto dell'ordinamento costituzionale. Una Costituzione nasce da eventi particolari che determinano un generale sentire comune, il quale si trasforma in regole costituzionali e, se vuole durare ed essere in sintonia con il Paese, non può nascere da ingegnerie di politici e di giuristi che costruiscono un modello non sorretto dalle esigenze della realtà, ma solo destinato a soddisfare interessi contingenti dei detentori del potere. Perciò, dicevo, meglio così. Resta però il fatto che, se si considerano i lavori di revisione portati inutilmente avanti in questi anni, ci si chiede come sia stato possibile che in un anno e mezzo i costituenti, superando tutti i contrasti e tutte le divisioni che all'epoca poi erano forti, siano riusciti ad approvare un testo della completezza e della qualità della nostra Costituzione. E lo hanno approvato, questo è importante, a grande maggioranza, con 458 voti favorevoli e 62 contrari, e nessun astenuto. Eppure erano tempi di grandi contrasti e di forti passioni politiche in cui si contrapponevano due mondi, quello comunista e quello occidentale, e in cui si contendevano il terreno le diverse ideologie liberale, cattolica e comunista. I costituenti sono riusciti a permeare la Carta Costituzionale con tutte e tre le ideologie e a realizzare un sistema in cui tutti potessero riconoscersi e che garantisse sufficientemente tutti. Hanno raggiunto questo traguardo perché era comune l'intento di dare al Paese una carta che gli potesse assicurare un futuro di democrazia, e questo intento hanno fatto prevalere su ogni prospettiva di parte. Meuccio Ruini, presidente della commissione del Comitato del 75, nel prendere la parola per ultimo, prima della votazione finale, ebbe tra l'altro a rilevare che il numero dei costituenti, 550, nonostante gli inconvenienti, aveva avuto anche un vantaggio, che tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate, possono dire: questa Costituzione è mia, perché l'ho discussa e vi ho messo qualcosa. Cioè, sarebbe bello se oggi potessimo ritrovare uno spirito del genere, almeno nei momenti del Paese che risultano fondamentali. Il frutto di quegli appassionati lavori è stato un testo costituzionale nuovo per la sua impostazione di fondo e per i suoi contenuti. Sono state superate le precedenti carte dei diritti di tipo liberale, incentrate sull'individuo considerato isolatamente, e accanto ai diritti e alle libertà individuali è stato delineato in un ordinamento pluralistico quell'insieme di rapporti familiari, sociali ed economici in cui la persona vive. Si è parlato di piramide rovesciata, perché alla base della costruzione normativa è stata collocata la persona, perciò piramide rovesciata, è da singola persona, è partendo da lei che è stato costruito tutto l'ordinamento. Sotto questo aspetto è fondamentale l'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Direi dell'uomo, non del cittadino, perché oggi si tende a distinguere fortemente il cittadino dal non cittadino, dallo straniero, ma i diritti inviolabili sono dell'uomo, qualunque uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questa disposizione, si è detto, rovescia l'ottocentesca priorità dello Stato e identifica nella persona umana il valore base del sistema positivo, destinato a operare non solo nel rapporto tra Stato e singolo, ma anche nella determinazione dei modi e dei fini dell'articolazione democratica di cui si ispira l'organizzazione dei pubblici poteri. Quindi, un nuovo Stato in funzione del cittadino e non un cittadino in funzione dello Stato. L'articolo 2 si salda con l'articolo 3 della Costituzione, che nel primo comma stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Questo riconoscimento, che è tipico delle costituzioni liberali, però non basta.
E il Costituente ne è consapevole, non basta perché nella realtà le condizioni personali e sociali possono rendere persone ineguali. Ed è per questa ragione che subito dopo, nel secondo comma, l'articolo 3 aggiunge: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Dunque, dall'eguaglianza formale all'eguaglianza, almeno tendenzialmente, sostanziale. Quello di promuovere questo passaggio dall'eguaglianza formale all'eguaglianza sostanziale è il compito che il Costituente ha assegnato alla Repubblica, cioè alle istituzioni, a tutte le istituzioni, per la parte che a ciascuna di esse compete. Ma se la persona in quanto tale, torno a dire la persona e non il cittadino, è alla base del disegno costituzionale, in questo disegno essa non costituisce un mero individuo, un soggetto isolato, come era nella concezione individualistica delle carte ottocentesche dei diritti, ma è vista come un centro di relazioni personali, è vista cioè nella sua dimensione familiare e sociale, o più esattamente, per usare la formula dell'articolo 2 che ho letto prima, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali o si svolge la sua personalità. E queste formazioni trovano poi il loro riconoscimento negli articoli che seguono, dalle organizzazioni religiose alle associazioni, alla famiglia, alle associazioni sindacali e ai partiti politici. Si è giustamente detto che non poteva non essere così, perché il Costituente non ha operato immaginando di imporre un suo modello, ma facendo riferimento alla società così come vive nella realtà e dunque ha delineato una società libera di autoregolarsi. Dopo aver posto i principi fondamentali, la Costituzione si articola in due parti, la prima relativa a diritti e doveri e la seconda relativa all'ordinamento della Repubblica. Diritti e doveri che sono riconosciuti in un contesto dinamico che ha consentito alla Costituzione di essere in questi 70 anni un motore del cambiamento, sia per opera del legislatore, sia anche, e lo vedremo dopo, per opera della Corte Costituzionale. Diritti e doveri riconducibili a principi e a valori, in un contesto che per la persona costituisce una protezione, uno scudo nei confronti dei poteri dello Stato che neppure il legislatore può violare. Ancora di recente, il Presidente della Repubblica Mattarella, sottolineando la saggezza dei padri costituenti, ha ricordato, nel ricevere l'11 ottobre scorso al Quirinale alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado, come la nostra Costituzione abbia consentito di superare momenti molto difficili nella storia del Paese, proprio perché, cito fra virgolette, ha creato una condizione di equilibri, vale a dire un sistema in cui nessuno da solo può avere troppo potere, o anche, sempre le parole del Presidente della Repubblica, un sistema complesso di pesi e contrappesi per evitare che l'esercizio del potere possa provocare il rischio di far inebriare, di perderne il senso del servizio e di far invece acquisire il senso del dominio nell'esercizio del potere. Questa quindi è la forza della nostra Costituzione. È una superlegge che non può essere modificata da una legge ordinaria. In precedenza il regime fascista non aveva trovato ostacoli nella realizzazione della sua legislazione sostanzialmente eversiva, perché lo statuto vigente era una legge come le altre e quindi ben poteva essere modificata dalle leggi successive. Ora non è più così. L'articolo 138 della Costituzione prevede un procedimento complesso e maggioranze qualificate che rende difficile l'approvazione di leggi di revisioni costituzionali e può concludersi come un referendum che può negargli l'approvazione. Ricordiamo tutti l'ultimo referendum del 2016. È da aggiungere che anche la revisione costituzionale regolata dall'articolo 138 non è senza limiti, perché, e questo l'ha detto la Corte Costituzionale, ci sono dei principi supremi che non possono in nessun modo essere violati, cioè non sono neanche suscettibili di revisione, rappresentano degli elementi identitari dello Stato della Repubblica, cioè senza di quelli la Repubblica sarebbe diversa, la cui soppressione o violazione comporterebbe non già una revisione della Costituzione, ma un suo inconcepibile mutamento radicale. Quindi possiamo dire, io credo che la Costituzione ha 70 anni ma non li dimostra, cioè
non c'ha, perlomeno a mio avviso, quelle rughe che anche le leggi con l'età facilmente tendono a dimostrare. Per la persona la Costituzione non è solo una protezione, ma è anche un punto di riferimento e una guida. Ricordo che Paolo Grossi, il nostro presidente emerito, era solito dire, lo diceva spesso, con un'immagine, che la Costituzione è il breviario del cittadino, da tenere sempre a portata di mano sul comodino. E tra le novità più significative per l'epoca della Costituzione era l'istituzione della Corte Costituzionale. Corte Costituzionale, appunto, che fu istituita con la Costituzione e che però entrò in funzione dopo parecchi anni, nel 1956, per cui noi in Corte abbiamo celebrato 2 anni fa i 60 anni della Costituzione. Solo il 23 aprile del 1956 si tenne finalmente la prima udienza. 2 anni fa, come ho detto, abbiamo celebrato questi 60 anni con un grande convegno che è durato 2 giorni, è iniziato nei saloni del Quirinale e poi è proseguito il giorno dopo nel Palazzo della Consulta, e in quei 2 giorni sono succedute le relazioni di illustri studiosi che nelle rispettive materie hanno fatto un bilancio di quei 60 anni di giurisprudenza della Corte, un bilancio che adesso è in un volume. È un bilancio che è risultato ampiamente positivo e ha messo in evidenza come le decisioni della Corte hanno inciso sull'ordinamento della Repubblica e sulla vita degli italiani, accompagnando e non di rado promuovendo l'evoluzione della nostra società in materia, tra l'altro, di diritti di libertà, di salute, di famiglia, di fede religiosa, di rapporti di lavoro e sindacali, di previdenza e assistenza, di proprietà e di attività economiche. Del resto, credo che sia cronaca quasi settimanale quella che parla di decisioni della Corte Costituzionale di rilevante impatto proprio per l'assetto dei rapporti personali, familiari, sociali, economici del Paese. Le Corti Costituzionali sono istituzioni create in tempi relativamente recenti. Negli anni in cui si stava elaborando il testo della Costituzione, la Corte Costituzionale costituiva una novità. Organismi analoghi erano stati previsti per la prima volta sulla base soprattutto delle elaborazioni teoriche, soprattutto di quelle di Kelsen, in alcune Costituzioni europee degli anni 20, in particolare nella Costituzione di Weimar. E nell'Assemblea Costituente non tutte le forze politiche erano pienamente convinte della sua istituzione. Qualcuno considerò l'istituzione una bizzarria. Sembrava strano che un organismo composto da persone non nominate direttamente dal popolo potesse giudicare e porre nel nulla leggi approvate dal Parlamento. Cioè, oggi si tende a dire, anche di fronte alle istituzioni di garanzia, ma non siete stati eletti. Noi non siamo stati eletti, effettivamente. Nei tempi immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, una Corte Costituzionale è stata prevista, oltre che nella Costituzione italiana, in quella tedesco occidentale del 49. Poi il Tribunale Costituzionale tedesco è il primo a entrare in funzione. Più tardi la si ritrova nella Costituzione francese del 58, nelle Costituzioni democratiche del Portogallo e della Spagna, e poi ormai in tutte le costituzioni degli Stati dell'Europa orientale, in quelli nati dallo scioglimento dell'Unione Sovietica e in realtà poi in quasi tutte le costituzioni del mondo. Però, torno a dire, nel 48 era qualcosa di nuovo. Quindi anche sotto questo aspetto credo che possiamo parlare di lungimiranza dei nostri costituenti. Le Corti Costituzionali nascono da un'esigenza di garanzia, quella che la legge ordinaria non violi la Costituzione, nell'ovvio presupposto che la Costituzione è una legge superiore che non può essere modificata da una legge ordinaria.
questa funzione delle corti costituzionali, quali giudici delle leggi, poi se ne sono aggiunte altre, tutte in genere accomunate dallo scopo di meglio assicurare l'osservanza delle norme costituzionali. Tra queste funzioni c'è quella di risolvere le controversie tra lo Stato centrale e gli Stati federati, oppure da noi fra Stato e Regioni, di garantire l'equilibrio dei poteri, quindi risolvendo i conflitti di attribuzione. E poi, nei vari Stati, da noi c'è, per esempio, c'è la funzione di approvare il referendum. La Corte è un arbitro e l'arbitro deve comportarsi anche quando, sì, a parte poi le funzioni, diciamo, penali. La Corte è un arbitro e l'arbitro deve comportarsi anche quando per il suo ruolo sulla scena politica diventa necessariamente un protagonista. Cioè la Corte è un protagonista, ma non deve mai trasformarsi in parte. Un giudizio sulle leggi non è un giudizio politico, ma è un giudizio sulla politica legislativa e sul suo rapporto con la Costituzione. E dalle decisioni della Corte la politica finisce con l'essere condizionata rispetto sia alle leggi che ne hanno formato oggetto, sia alle leggi future. Un esempio chiarissimo è rappresentato dalle pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di due leggi elettorali, con le famose sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017. Queste decisioni, soprattutto la prima, non solo hanno creato una situazione di difficoltà per il Parlamento, ma lo hanno necessariamente orientato nel disegno della nuova legge elettorale. Questa, infatti, per raggiungere gli obiettivi perseguiti, ha dovuto tenere conto delle indicazioni della Corte in modo da evitare di incorrere nuovamente dell'incostituzionalità. La sentenza numero 1 del 2014 è risultata particolarmente invasiva, ha originato un dubbio sulla stessa legittimazione del Parlamento eletto in base alla legge dichiarata incostituzionale, dubbio poi superato, e ha dato luogo a una nuova diversa legge elettorale ricostruita eliminando le norme dichiarate incostituzionali, il cosiddetto consultellum. Però nonostante l'invasività di questo intervento, la Corte non è venuta meno al suo ruolo di arbitro, ha riscontrato un contrasto tra alcune norme della legge elettorale e alcuni principi della Costituzione e lo ha dichiarato. Qui talvolta accade che le decisioni dell'arbitro determinino il risultato della partita, ma non per questo l'arbitro cessa di essere un arbitro. Ed è un arbitro, la Corte, che deve conoscere le idee, i sentimenti e gli umori che si agitano e eventualmente dominano nel Paese, ma non deve necessariamente farsi guidare da questi nei suoi giudizi sulle leggi. Le sue direttrici la Corte non può che trarle dalla Costituzione, riaffermando le regole fondamentali della democrazia, della libertà e dell'eguaglianza e i diritti che le accompagnano. Si tratta di regole da osservare non solo perché sono scritte nella Costituzione, ma anche e soprattutto perché sono profondamente giuste. Sono espressione di principi e valori ai quali si sono ispirati i nostri padri costituenti nel ricordo vivo dell'esperienza tremenda che loro e l'Italia avevano vissuto e lo hanno fatto anche perché vicende e sofferenze di quel genere non avessero a ripetersi. Al di sopra dell'ordinamento italiano oggi si trovano gli ordinamenti dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, con i quali quello nazionale deve armonizzarsi, ponendo all'interprete e all'operatore giuridico un non facile compito che si complica ulteriormente perché i due sistemi sovranazionali sono dotati di organi giurisdizionali anch'essi sovraordinati, sicché è anche con questi organi che l'interprete e l'operatore giuridico devono fare i conti. Le loro decisioni si impongono nell'ambito nazionale e alle loro decisioni occorre fare riferimento anche per interpretare la legge nazionale. Ne parlavamo prima. Ormai il sistema è diventato particolarmente complesso e il compito degli operatori giuridici è particolarmente complesso, perché noi un tempo avevamo la Costituzione, le leggi al di sotto della Costituzione e avevamo un ordinamento giudiziario che aveva al vertice Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e poi i vari giudici. Oggi non è più così, perché oggi al di sopra dell'ordinamento, diciamo, costituzionale
c'è l'ordinamento dell'Unione Europea e c'è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questi due ordinamenti hanno a loro volta degli organi giurisdizionali, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che siede a Strasburgo e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che siede a Lussemburgo. Quindi, rispetto a un mondo che poi era il mondo che abbiamo conosciuto anche noi, oggi ci troviamo in presenza di un mondo che è completamente diverso. Cioè, i nostri giudici di vertice non sono più l'ultima parola. Un principio che è affermato dalla Corte di Cassazione può essere smentito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma anche una legge che è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale può poi venire dichiarata in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo dalla Corte di Strasburgo o dal diritto, in contrasto con il diritto dell'Unione Europea dalla Corte di Lussemburgo. E il giudice comune, il giudice nazionale, deve tener conto di tutti questi principi e di tutte queste giurisprudenze, perché le deve applicare se riesce, diciamo, a inquadrarle nel sistema, a interpretare il sistema in modo conforme a questo diritto europeo, o altrimenti se non riesce a interpretare il sistema in modo conforme al diritto europeo deve sollevare la questione di legittimità costituzionale. In ogni caso deve conoscere non soltanto il diritto italiano ma anche il diritto europeo, e non è, ma neanche solo il diritto europeo, ma la giurisprudenza europea, cioè le decisioni delle corti europee. Veramente un compito questo del giurista, dell'operatore giuridico, cioè del giudice, dell'avvocato, del professore universitario in materie giuridiche, estremamente complesso. La Corte dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, giudica su istanza anche dei singoli interessati sulla violazione dei diritti umani garantiti dalla Convenzione europea. Che si sono verificate nell'ordinamento interno violazioni e alle quali l'ordinamento interno non ha posto rimedio. Poiché il contenuto dei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non è molto diverso da quello della Costituzione per quanto riguarda i diritti, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Corte Costituzionale a volte affrontano gli stessi problemi, stesse questioni, e non è escluso che si possano verificare i contrasti, e nella realtà dei contrasti si sono verificati, perché appunto è accaduto che la Corte Costituzionale abbia ritenuto delle leggi non in contrasto con la Costituzione e invece poi la Corte di Strasburgo le abbia ritenute in contrasto con la Convenzione. Ora, ciò che è in contrasto con la Convenzione è in contrasto anche con la Costituzione, perché c'è un articolo della Costituzione, che è l'articolo 117,1, che impone al legislatore, sia al legislatore statale che al legislatore regionale, di rispettare i vincoli e gli obblighi che gli derivano dalle convenzioni o dai trattati internazionali. Per cui la violazione di una disposizione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo attraverso l'articolo 117 diviene una violazione della Costituzione. Si parla nella decisione della Corte Costituzionale e poi ormai pacificamente di norma interposta, cioè la norma della Convenzione attraverso l'articolo 117 della Costituzione si interpone e quindi dà luogo a una questione, a un contrasto con la Costituzione e quindi
a una questione di legittimità costituzionale. E da dove nasce, diciamo, questa possibilità di un contrasto fra decisioni della Corte Costituzionale e decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, o quantomeno qual è una delle ragioni di questo contrasto? La ragione è in parte anche nel tipo di giudizio, che è un giudizio diverso. Perché? Perché il giudizio della Corte Costituzionale è un giudizio sulla legge, cioè il giudice sospetta che una legge sia incostituzionale, dice alla Corte: guarda, l'articolo X della legge Y, a mio giudizio, per queste ragioni, è in contrasto con l'articolo Z della Costituzione, e la Corte Costituzionale giudica, quindi mette a confronto queste due disposizioni. Il meccanismo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è un meccanismo diverso, perché la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non giudica le leggi, giudica i fatti. Una persona ritiene che un fatto che ha subito, una decisione per esempio della magistratura, sia in contrasto con un principio della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, si rivolge alla Corte di Strasburgo semplicemente dicendo: guarda, mi è successo questo e questo secondo me è in contrasto con l'articolo X della Convenzione Europea. Quindi, diciamo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo vede un fatto e dice: questo fatto è in contrasto con l'articolo X della Convenzione. La Corte invece costituzionale vede una legge, una disposizione di legge, e dice: questa legge è in contrasto con la norma costituzionale. Quindi sono tipi di giudizio diversi. Cioè, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quindi può arrivare alla conclusione che un fatto, che c'è stata una violazione, e questo indipendentemente, a volte dipende da una legge che ha autorizzato quel fatto e che ha determinato la violazione, altre volte non dipende semplicemente da un comportamento. Per esempio, una delle questioni che si fanno ricorrentemente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è quella della durata dei processi. Secondo la Convenzione i processi devono avere una ragionevole durata. Se superano questa ragionevole durata, e i processi italiani, come tutti sappiamo, molte volte superano questa ragionevole durata, si determina una violazione del principio della ragionevole durata. Quindi non è una disposizione a questo punto, che è proprio un fatto, il fatto che il processo sia durato più di quanto era ragionevole. Come dicevo poi, e quindi questa è la situazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Un'altra Corte sovranazionale, dicevo, è quella del Lussemburgo, cioè la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che sotto certi aspetti anch'essa è una Corte costituzionale, ma lei giudica della compatibilità con il diritto comunitario, giudica, diciamo, le violazioni del diritto comunitario. Come ho già detto, in questa quindi situazione si parla di sistema multilivello,
I rapporti sono diventati particolarmente complessi e il compito delle nostre corti superiori, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, in qualche misura è cambiato, nel senso che sono diventate le corti che fanno da tramite fra l'ordinamento italiano e l'ordinamento sovranazionale, e quindi recependo la giurisprudenza delle corti europee, a loro volta poi immettono questa giurisprudenza, quando questa giurisprudenza non è immediatamente, diciamo, applicabile dai giudici comuni, la immettono nel nostro ordinamento. Ma la Corte, e ho finito veramente, anche se ho preso molto tempo, la Corte Costituzionale però ha una duplice funzione, ha la funzione di traghettare, diciamo, questa giurisprudenza europea nell'ordinamento italiano e quindi di dichiarare l'illegittimità delle norme italiane in contrasto, ma anche eventualmente invece di bloccare questa giurisprudenza o questa normativa, perché, come ho detto prima, ci sono dei principi supremi che non possono essere violati e quindi non possono essere violati neanche dalle normative europee. E si parla di controlimiti, cioè se il nostro ordinamento riconosce l'esistenza di limiti alla sovranità, però questi limiti arrivano fino a un certo punto. Quindi se si supera quel punto, si reagisce, la Corte Costituzionale reagisce opponendo i cosiddetti controlimiti. Quindi le due funzioni della Corte Costituzionale, che poi sono le funzioni generali. Come ho detto prima, perché da un lato la Corte Costituzionale ha questa funzione per quello che riguarda il diritto interno, anche di incidere sul diritto interno accompagnando l'ordinamento verso la sua evoluzione, ma dall'altro ha la funzione di scudo, di protezione, e quindi oltre certi limiti non si può andare. E allora, per concludere, io credo che questi 70 anni ci dovrebbero insegnare qualche cosa. Noi abbiamo avuto, credo anche per merito della Costituzione, se vogliamo aggiungere la Corte Costituzionale, 70 anni tutto sommato di pace, di libertà, di democrazia, 70 anni in cui l'Italia si è affacciata a livello europeo, si è inserita nel sistema europeo. Quindi 70 anni che, se li vediamo riflettendo al passato, alla guerra, ma anche ai brevi intervalli che ci sono stati fra la guerra del 15-18 e poi quella del 39, insomma, se riflettiamo a tutto questo, io credo che abbiamo motivo di essere soddisfatti. Però io credo che dobbiamo anche pensare che non sono cose date necessariamente per sempre, cioè sono cose che possono anche cessare, che la Costituzione e la Corte Costituzionale hanno anche questa funzione di fare in modo che non cessino, ma nulla è certo e nulla è sicuro e nulla è garantito, e quindi è compito nostro, di tutti noi, far sì che effettivamente tutto questo, democrazia, libertà, pace, non cessi. Grazie. Ma l'appassionato appello finale del Presidente Lattanzi rende conto della, devo dire, della giustezza di quello che c'è scritto nell'ultimo foglio, arrivederci, che inizia con questo di oggi, sontuosa ciliegina sulla torta.
Perché in effetti abbiamo avuto uno spaccato non solo del funzionamento della Corte, non solo del significato della Costituzione, ma anche, mi sembra molto importante, sottolineare l'ultima parte del discorso di Lattanzi, quando dice non è assicurato per sempre. Cioè sono dei beni, sono dei principi, sono dei valori che davamo per scontati, davamo per, come dire, non più discutibili, e invece no, non lo sono. Nel senso che ogni volta vanno riaffermati, vanno difesi, e questa difesa in Italia è soprattutto assicurata all'impegno dei cittadini, all'impegno delle persone e al funzionamento dell'organo di garanzia che è la Corte Costituzionale. Io non voglio farla lunga, voglio dire semplicemente che diciamo è arrivato. Mi viene sempre in mente la frase famosa di quando senti suonare la campana, non ti chiedere perché suona la campana, perché suona sempre per te, anche per te. E poi dopo Hemingway ci ha scritto un libro, ma comunque è un detto del 1600. E questo mi pare che sia un dato importante. Adesso c'è spazio per 2-3 domande, il Presidente Lattanzi risponderà e poi questo incontro sarà finito. Però 2-3 domande, non considerazioni. Considerazioni le faremo dopo. Solo che ci vorrebbe una cosa per... Pietro, non c'è... Vieni qui. Per prendere la discussione che avevamo lasciato interrotto. In questo... sistema complesso che ha delineato, che non è più piramidale ma diciamo circolare, questo percorso tra le diverse corti che chiedono un pluralismo ordinato, direi, in questo sistema policentrico in cui i poteri pubblici si frantumano, comunque si diventano plurali per certi versi. Mi chiedevo se lei considera il ruolo del giudice comune come la solitudine, ecco, se esista una solitudine del giudice comune di fronte alla Corte di Strasburgo, quella di Lussemburgo, le corti costituzionali. Ma io vuole dire qualcosa? No, riesco a rispondere. Dai, rispondi perché... solo così. Ma io non direi una solitudine, perché il giudice comune, anzi, viene sempre indicato come il primo giudice di tutto, cioè il giudice della costituzionalità, il giudice della conformità alle convenzioni, perché per esempio la stessa Corte Costituzionale molte volte di fronte a questioni di costituzionalità dichiara inammissibile la questione perché dice al giudice: ma guarda, tu stesso potevi interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione, o non mi hai spiegato perché non potevi interpretarla in senso conforme alla Costituzione. E anche per quello che riguarda la competenza delle corti europee, anche lì si dice che il primo giudice di quelle normative è il giudice comune, perché tutto inizia da lui e tutto passa attraverso di lui. Poi direi è lui che da un lato, dovendo applicare tutte queste, l'ho detto prima, secondo me non è un giudice solo, è un giudice che, come tutti gli operatori giuridici, invece, quello sì, si trova in grosse difficoltà. Si trova in grosse difficoltà proprio per queste ragioni. Ma è maggiormente responsabilizzato, e sotto questo aspetto, appunto, io credo che anzi, diciamo, non si debba sentire un isolato, un emarginato, adesso non ricordo l'espressione che aveva usato lei, ma anzi si sente inserito in questo sistema, si sente inserito in un sistema europeo, sia pure con le difficoltà che tutto questo comporta. Dopodiché è lui che deve
scegliere le varie strade da seguire, cioè vedere se può lui stesso interpretare la normativa italiana in conformità con la Costituzione, in conformità con la Convenzione, in conformità con le normative dell'Unione Europea, oppure scegliere altre strade, cioè non so, sollevare la questione pregiudiziale per quello che riguarda la normativa europea, sollevare la questione di costituzionalità. Quindi, diciamo, io lo vedo uno anzi al centro di tutto, insomma. Posso farle una coda di due considerazioni che nascono davanti alla constatazione di questo sistema complesso? Perché nessuno avrebbe mai immaginato 300 anni fa che le città sarebbero state senza porte d'ingresso, così come nessuno avrebbe immaginato fino a quando abbiamo studiato noi che questo sistema diventava policentrico. La prima è che le università, cioè occorre costruire un ancor più avanzato sistema di formativo del giurista, che è il giudice, il professore e l'avvocato, la prima. La seconda, io credo che proprio questo sistema complesso di tutela e promozione dei diritti impedisce che siano eretti dei muri, non solo ovviamente fisici, perché questo è ovvio, ma ideali, perché questo percorso di dialogo tra le corti e questa dimensione di competenze, no? Sui fatti, sulle leggi, porta a questo orizzonte, nonostante le volontà contrarie. Sì, sicuramente sì, cioè quantomeno la funzione di tutto questo è proprio quella di garantire e regolare, perché poi è la funzione del diritto, diciamo. Però ecco, io, che te lo diciamo prima, lo dice anche Vito, non darei mai niente per certo, niente per scontato, perché nel mondo può accadere di tutto, ci sono le rivoluzioni, ci sono gli sconvolgimenti, ci sono improvvisamente degli orizzonti completamente diversi. Quindi è vero, la funzione noi abbiamo anche dal punto di vista delle garanzie. La Costituzione, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Carta di Nizza per quello che riguarda l'Unione Europea. Quindi un sistema di carte, un sistema di diritti, per non parlare poi di quelle delle Nazioni Unite e così via. Però secondo me il futuro francamente non è ipotecabile, insomma, perché io credo che sul piano, cioè questo è il piano normativo, ma sul piano umano, io credo, sul piano sociale, posso accadere, speriamo di no, ma insomma, ma possono accadere anche fenomeni tali da in qualche misura non rendere queste garanzie insuperabili. Va bene, grazie. Soltanto una domanda, perché scusa Enzo, allora, mettiamo ordine, parla con Sergio Giancarli, poi hai chiesto tu, no, e poi dopo il rettore dell'università. Siamo con questo o siamo... No, mi rendo conto che la presenza del professor Lattanzi qui è preziosa e quindi evito qualsiasi intervento, faccio soltanto una domanda. In questi giorni, oramai da qualche mese veramente, si sta molto discutendo sulla modifica del sistema fiscale italiano, dell'ordinamento fiscale. Si sta lavorando sull'istituzione di una tassa piatta. Com'è possibile fare questo, considerato che è vigente non soltanto la Costituzione, ma l'articolo 53, quindi la progressività fiscale credo che sia stabilita in modo chiaro, netto, inequivocabile? Lei mi fa una domanda alla quale ovviamente non posso rispondere. Ci sarebbe il primo caso di ricusazione del giudice, del Presidente della Corte Costituzionale, non del giudice. Sì, buonasera Presidente. Io volevo farle una domanda di questo tipo. Sicuramente la recente sentenza, che poi di cui lei è stato relatore, oltre che Presidente, sulla teoria dei controlimiti. Io da studente di, diciamo, giurisprudenza e
avendo fatto un dottorato di ricerca proprio su queste tematiche, sul diritto europeo, si parlava come quasi una teoria che non sarebbe mai quasi stata applicata dalla Corte Costituzionale. La teoria dei controlimiti si insegnava, ma di fatto, io mi ricordo che ebbi la fortuna anche di parlare con il professor Gallo in un incontro col professor Huckmann, e lui diceva che era una cosa abbastanza. Però, diciamo, questa sentenza ha segnato secondo me un punto anche importante, non solo giuridico, ma proprio nel rapporto tra l'ordinamento italiano e quello europeo, in questi termini, cioè gli interessi finanziari dell'Unione Europea che fino a qualche tempo fa sembravano prioritari rispetto ai principi costituzionali di tutti gli Stati nazionali, hanno segnato un punto effettivamente a favore dell'ordinamento nazionale, perché prima con la sentenza precedente di rinvio e poi quella successiva a seguito della Corte di Giustizia, di fatto la Corte di Giustizia ha accettato che i paesi di civil law hanno delle leggi e quindi i giudici non possono andare oltre rispetto a questo. Rispetto quindi a questo trend, no, che mi sento di dire che ormai si è innescato e si innesta anche poi in una situazione politica nella quale appunto gli spiriti nazionali o nazionalistici sono sempre più forti, adesso anche qui non voglio una sentenza preventiva, ma tutto questo come potrebbe agire in funzione di anche leggi di bilancio, adesso l'attualità è abbastanza scontata, nella quale effettivamente c'è evidentemente un contrasto con l'articolo 126 del testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, il quale, cito, perché forse pochi lo sanno, perché poi si fa polemica, ma c'è una norma, 126 del testo unico sul trattamento della funzione dell'Unione Europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questa è una norma. In quanto tale è una norma anche del nostro ordinamento. Per fortuna è venuta dopo che non l'abbiamo fatto. Beh, questo è stato nel Trattato di Lisbona, quindi nel 2009, e poi dopo, successivamente addirittura, anche noi abbiamo detto, no, che c'è il pareggio di bilancio. Ecco, la teoria dei controlimiti rispetto a eccezioni di, io mi sento di dire addirittura di incostituzionalità di norme, di leggi finanziarie, le quali si pongono evidentemente in contrasto con l'ordinamento europeo, potrebbero in qualche modo fare da argine rispetto a una concezione prettamente mercantilistica, questo bisogna dirlo, perché poi il passo successivo l'Europa non l'ha fatto in termini di diritti sociali, in termini di costruzione a livello giuridico di diritti sociali e di redistribuzione, perché siamo rimasti ancora in questa logica mercantilistica. Ecco, questa teoria dei controlimiti è una funzione redistributiva che ormai gli Stati non hanno più, potrebbe in qualche modo fare da argine rispetto a norme che a mio parere insomma rappresentano un evidente contrasto con un ordinamento insomma che abbiamo anche noi contribuito a costruire insomma. Ma la risposta è come quella che ho dato prima. Ovviamente non posso parlare di questioni che possono venire in futuro alla Corte di qualsiasi genere, insomma, e poi qui ancor più di questioni ipotetiche circa leggi. Il discorso dei controlimiti è quello al quale ho accennato prima, insomma. Ci sono dei principi che si ritiene siano principi supremi, ma questo è qualcosa che si ritiene non soltanto con riferimento all'Italia e alla Costituzione italiana, ma si ritiene in genere. E quindi quei principi supremi non possono soccombere rispetto a principi di origine europea, nel nostro caso di origine dell'Unione Europea. Il caso al quale ha fatto riferimento, il caso Taricco, era un caso in cui la Corte e generalmente, perlomeno la gran parte, la maggioranza della dottrina italiana, riteneva che quella decisione della Corte di Giustizia, la decisione Taricco, intendesse introdurre nel nostro sistema un principio di retroattività della legge penale sfavorevole che per noi era un principio supremo, quello della non retroattività. E quindi questo è il principio, poi si tratta di vedere in concreto se ci viene richiesta da parte dell'Unione Europea una qualche cosa che sia in contrasto con i nostri principi supremi. Grazie. Ciao. Sono questo, sì, bene. Faccio una domanda molto più semplice, quindi non avendo
Io leggo solo un pezzettino della Costituzione, forse quello che più mi piace e che leggo sempre molto spesso. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Credo che sia stata una sintesi che rappresenta forse quel momento in cui c'era idealità e c'erano valori assoluti. Poi continua. Dice: la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Allora, nel passato, quindi vediamo il passato, di risorse ne sono arrivate sempre poche o comunque insufficienti a garantire. Allora, nel momento in cui nel passato c'erano misure che in qualche modo non soddisfavano questo dettato costituzionale, non c'era la possibilità di forzare o comunque di chiedere ai decisori politici di rispettare questo articolo e quindi riversare sull'istruzione più generale, partendo dalle scuole materne fino al dottorato di ricerca, le risorse sufficienti per soddisfare questo requisito? Ah, guardi, il discorso è questo. La Corte, come lei sa, giudica di leggi che esistono, non di leggi che dovrebbero esistere, insomma. E non può scrivere le leggi che ne piacciono. E non può scrivere le leggi. Però devo dire che, appunto, quando giudica di leggi che esistono, molte volte, anzi direi sempre, tanto che poi viene criticata a volte, non si fa intimidire neanche da problemi di bilancio, insomma, e quindi non, molte volte non si ferma di fronte a pronunce di incostituzionalità che poi sul piano dei bilanci determinano grossi problemi. Si difende sulla contingenza degli statali. No, ma perciò dico, sì, ma anche su inizialmente sui tagli retributivi, anche sui tagli retributivi, poi sulle pensioni, insomma, poi fu riorganizzata diversamente proprio sulla base delle indicazioni della Corte, della legge, e quella, e si disse che a quel punto, avendo natura contributiva, era legittima. La prima volta si disse che aveva natura tributaria e che quindi non era un'imposizione che poteva essere posta soltanto a carico di alcuni e non a carico di altri. Quindi dicevo, la Corte ovviamente sulle leggi che mancano non può operare scrivendole lei o costringendo il legislatore a scriverle. Su quelle che invece esistono, pur dandosi carico, perché la Corte poi fa sempre un'opera di bilanciamento, insomma, e questo è importante, il giudizio di costituzionalità, ed è una cosa che distingue la Corte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché diceva la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dice, ma questa situazione, questo fatto è in contrasto con la Convenzione. La Corte invece esamina una legge e dice sì, questa legge è in contrasto o può apparire in contrasto con un certo articolo della Costituzione, però sotto un altro profilo è invece coerente con un altro articolo, e quindi fa questo famoso bilanciamento, insomma. Quindi, dicevo, quando ci sono anche problemi di carattere finanziario, la Corte può fare anche un bilanciamento, però in genere non si tira indietro, questo vuol dire. E l'ultima cosa, un contrasto che c'è stato fra la Corte Costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato proprio in materia, mi pare, di trattamento economico pensionistico. Adesso questo no, era un problema di trattamento pensionistico, pensioni di persone che avevano lavorato per un certo tempo in Svizzera, insomma, e che per un certo meccanismo erano risultate più favorevoli di quello che sarebbe stato giusto, perché questi contributi versati in realtà erano meno di quelli che erano stati versati in Italia. Comunque non importa bene ricordare il fatto. Il fatto sta che interviene una legge retroattiva e quindi in qualche misura riduce
queste pensioni, tenuto conto di questa situazione particolare. La questione viene alla Corte Costituzionale, dice, non è illegittima perché sì, è vero, una legge normalmente non può essere retroattiva se non ce ne sono le ragioni, ma qui le ragioni ci sono. La stessa questione viene posta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Europea dice no, la legge retroattiva in questo caso non era consentita, quindi dal punto di vista della Convenzione non è consentita, è in contrasto con la Convenzione. Quindi due giudizi diversi, da un lato legittimità, dall'altro in contrasto con la Convenzione. La questione ritorna alla Corte, perché la Cassazione gli ritorna la questione, risolleva la questione, dice ma è incostituzionale, la Corte Europea ha detto questo. E invece questa volta la Corte ha mantenuto ferma la propria decisione di infondatezza, proprio perché ha detto sì, c'è stato questa decisione, questa legge retroattiva, cioè, e quindi sotto un certo aspetto, sotto il tuo aspetto, puoi dire che è contraria alla Convenzione. Però io ti dico che c'erano altri principi costituzionali che io devo tu non bilanci, perché tu guardi quel fatto, vedi quel fatto in rapporto a una norma e mi dici non è conforme a quella norma. Io non guardo il fatto, ma guardo la legge, questa legge che ha determinato, cioè questa legge retroattiva che ha inciso sulle pensioni. E ti dico che è vero che dal punto di vista della retroattività potrebbe essere censurabile, che però c'erano altri principi costituzionali che io devo bilanciare e che mi portano a ritenerla giustificata. Non c'entrava molto con quindi no, il discorso di fondo era soltanto questo. Insomma, la Corte non è, io credo insomma, che non è timida e che quindi affronta anche problemi che poi danno luogo a reazioni da parte di chi si lamenta dell'incidenza di alcune decisioni sul sistema finanziario, ma ovviamente facendo fino a che è possibile i dovuti bilanciamenti. Beh, allora, diciamo che approfittando della cortesia del Presidente Lattanzi, altre due domande. Domande proprio. Tamara Ferretti dell'ANPI, non esagerà, una e mezza. E il consigliere Lucchetti. E poi dopo abbiamo risparmiato. Non è una domanda, è un sms. Nel senso che io ringrazio Presidente della Corte anche per i messaggi che ci ha riproposto questa sera, per il ruolo che sta svolgendo la Corte, in particolare per queste scelte che ha fatto rispetto alla presenza nelle scuole e appunto alla presenza nelle carceri. Mi auguro che questo sia un messaggio che le istituzioni, anche quelle presenti questa sera, accolgano, perché è un messaggio di apertura attraverso la Costituzione di quello che le istituzioni a livello nazionale e locale dovrebbero recepire. Quindi grazie, e avremo occasioni di andare avanti anche oltre il 70esimo, perché 70 non li dimostra. Grazie Tamara. Una curiosità che... Presidente, lei ritiene ancora corretto la nomina dei consiglieri della Corte? Dei giudici della Corte. Ah, assolutamente. Ma qual è la ragione del suo dubbio? Sul problema che sempre più c'è un rischio di qualità. Sarebbe la ragione del rischio di qualità? No, mi spieghi, perché poi le rispondo. Nel senso che credo che anche nella massima autorità costituzionale, cioè la massima autorità, nella Corte Costituzionale, ci possa essere da parte di chi nomina i giudici quel superamento di un limite che è quello appunto della competenza e dell'esperienza. Ma guardi, io le rispondo dicendo che sicuramente ritengo che il meccanismo di nomina dei giudici sia
da approvare e quindi da mantenere, le dirò che anche nei rapporti abbastanza frequenti con altre corti costituzionali e quindi con i giudici, ne viene fuori che il nostro è il più equilibrato, perché il nostro è un meccanismo per cui tutti quanti lo sappiamo. Qualcuno non lo sa, ricordalo. Allora, 5 giudici vengono eletti dal Parlamento. In seduta congiunta con maggioranza qualificata. 5 giudici vengono nominati dal Presidente della Repubblica e 5 giudici vengono eletti dalle magistrature superiori, cioè 3 dalla Corte Costituzionale, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti. Quindi c'è una composizione, diciamo, diversa per provenienza, che in parte tiene conto degli orientamenti politici, cioè i 5 giudici eletti dal Parlamento sono 5 giudici che in qualche misura hanno una provenienza politica. Poi normalmente il Parlamento li elegge anche tenuto conto delle maggioranze e minoranze, quindi diciamo alcuni vengono eletti in quanto designati dalla maggioranza, altri vengono eletti in quanto designati dalla minoranza. Il Presidente della Repubblica normalmente li elegge tenendo conto, fra virgolette, delle lacune, cioè si dà carico di stabilire se c'è un numero sufficiente di giudici donne anziché di, e quindi magari nomina comunque una, dovendo scegliere un nuovo giudice, lo cerca fra le donne anziché fra gli uomini se ritiene che le donne siano non sufficientemente rappresentate come è avvenuto fino adesso. E poi tiene anche conto della materia, cioè, tenuto conto che in genere si tratta di giuristi, ma specialisti in materie diverse, è importante che all'interno della Corte ci siano competenze specifiche, quindi se manca il penale, per molti anni, per esempio, la magistratura non ha mandato penalisti, io credo di essere il primo probabilmente penalista. Per lungo tempo il solo. E, però i penalisti c'erano e venivano eletti dal Parlamento, appunto dal Presidente della Repubblica. Quindi ci sono tutti questi criteri che invece fanno della Corte, ma io credo così, per quello che mi risulta, per riconoscimento generale, una composizione corretta, perché nelle altre corti a volte la nomina è soltanto parlamentare o è soltanto presidenziale e quindi diciamo ha soltanto una delle caratteristiche che invece delle 3 caratteristiche che sono presenti nella nostra corte. Quindi io credo che e poi dal punto di vista della qualificazione non so qual è la ragione che faceva dubitare della qualificazione dei giudici, ma poi i giudici devono essere o magistrati delle magistrature superiori o professori universitari o avvocati con un certo numero, mi pare 20 anni di esercizio della professione, quindi diciamo sono persone che già sulla carta hanno una particolare qualificazione tecnica. E se posso aggiungere, questa è la mia esperienza, poi nella Corte si stemperano, anzi direi che finiscono le propensioni politiche che ci sono alle spalle, cioè trattandosi di giuristi, poi alla fine si ritrovano tutti perché è un problema di interpretazione. Quelle che rimangono sono non le opinioni politiche, ma diciamo qualcosa di più sul piano etico, per esempio, sul piano, cioè quelli che sono proprio gli orientamenti personali di fondo, quelli rimangono nei limiti in cui la materia si
non rivelo niente di eccezionale se dico che l'ultima questione era una questione che coinvolgeva temi etici, insomma, sui quali ci potevano, mi riferisco alla questione del fine vita, sul quale ci potevano essere proprio atteggiamenti diversi, personali, insomma, che non hanno niente a che fare con gli orientamenti politici. Però, anzi, io vi dirò per esperienza che qualche volta ho ritenuto addirittura che la valutazione politica lato senso, politica proprio di politica delle istituzioni, fosse in qualche misura manchevole a fronte di una valutazione tecnica. Cioè, siamo talmente giuristi che a volte ci innamoriamo della soluzione tecnica, non capiamo il risvolto, quando forse sarebbe opportuno in qualche misura aggiustare la tecnica per arrivare a una soluzione politica. Penso che possiamo chiudere. A me tocca il compito graditissimo di ringraziare Giorgio Lattanzi per questa carrellata su problemi enormi e anche perché ci ha riportato con la semplicità che io gli conosco da 40 anni la complessità di problemi che sono incredibilmente difficili e complicati. Avere il compito di tener conto dei limiti e dei controlimiti e dei rapporti con altri ordinamenti, con altri principi, è compito molto delicato. Così come, e chiudo con questo, così come la Corte ha, secondo me, in maniera corretta fino ad ora, svolto il compito di individuare, io li chiamo i super principi, ma non è così, non è giusto la cosa, ma i principi fondamentali che non possono essere nemmeno abrogati con il referendum, mettiamolo così brutalmente. E questo è un compito molto difficile, in cui quella sensibilità a cui faceva riferimento il Presidente Lattanzi adesso, cioè il contemperare la visione giuridica, che corre il rischio di essere tecnica, con una visione politica che non può essere di parte, perché altrimenti avrebbe pochissimo senso, ma che invece deve farsi carico di tutto il risvolto politico, secondo me è un compito fondamentale della Corte. Finora la Corte, mi pare, comunque, insomma, la Corte ha 60 e qualche anno, 62 anni, se li porta bene, la Costituzione ce n'è 70, se li porta bene, speriamo che continuino a portarseli così, sempre meglio. Grazie.